Ciao, grazie e benvenuto su questo canale. Sono Gamaliel Nyonsaba, sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org, dove troverai tantissime informazioni sui permessi di soggiorno, sulla cittadinanza italiana, sul lavoro, anche sulle diverse conversioni possibili di tanti tipi di permessi di soggiorno. Ecco, torno per parlarvi della possibilità di fare la conversione del permesso di soggiorno che è stato rilasciato per motivo di protezione speciale. Come lo sapete, quindi, questo tipo di protezione speciale viene rilasciato in alcuni casi molto specifici. Vi lascio qui sotto nella descrizione una guida completa sui requisiti per poter ottenere la protezione speciale, cioè il permesso di soggiorno per i casi speciali, come si usa dire. Ecco, prima di iniziare ti invito ad iscriverti su questo canale in modo che tu possa sempre avere delle informazioni. Se utilizzi il telefono in italiano troverai la scritta iscriviti. Se lo utilizzi in English, it will be subscribe. En français, vous allez trouver le mot s'abonner. Quindi grazie per questo, in modo che possiate sempre avere delle informazioni precise. Inizio subito, quindi dicendovi: la protezione speciale viene concessa alle persone che hanno provato a chiedere la protezione internazionale, magari questa protezione è stata rifiutata, quindi magari la commissione competente chiede alla questura, invece di concedere quindi la protezione internazionale, concede la protezione speciale. E viene anche concesso certe volte anche in seguito alla decisione del giudice, quindi il giudice secondo la situazione che è stata presentata in caso di violenza e così via, quindi si può decidere anche di rilasciare questo permesso di soggiorno in seguito alla decisione del giudice. Si può anche ottenere questo permesso di soggiorno per protezione speciale in seguito alla decisione del questore, quindi anche il questore può decidere di rilasciare questo tipo di permesso di soggiorno. Oggi in questo video quindi vediamo le procedure da seguire, i requisiti, i documenti da presentare per poter convertire questo permesso di soggiorno rilasciato per protezione speciale in permesso per motivo di lavoro, quindi lavoro subordinato, anche lavoro autonomo. Quindi, seguite il video fino alla fine, ci sarà un'altra informazione, un bonus che vi dirò verso la fine, quindi seguite perché questo vi aiuterà anche a capire cosa si può fare con questi diversi tipi di permesso di soggiorno per protezione speciale e cosa non si può fare. Quindi chiarirò una cosa verso la fine di questo video, quindi segui e poi ve lo dico tra poco. Quindi andiamo avanti, quindi per quanto riguarda la procedura da seguire, è molto semplice perché si fa tutto tramite il kit postale. La richiesta di conversione del permesso di soggiorno può essere fatta se uno è riuscito ad ottenere un datore di lavoro. Quindi, come lo sapete, quindi, il permesso di soggiorno per protezione speciale dura 2 anni. Quindi, alla scadenza di questi 2 anni c'è la possibilità, se uno già non è riuscito ad avere un datore di lavoro, quindi non lo può convertirlo, quindi lo può rinnovare. Quindi al momento di chiedere il rinnovo, la questura chiede il parere di nuovo della commissione territoriale competente, senza tuttavia convocare la persona per poter rinnovare questo permesso di soggiorno. Quindi se il parere della commissione territoriale competente è favorevole, quindi si può rinnovare. Secondo, quindi se uno ha trovato un datore di lavoro, quindi è possibile fare la richiesta di conversione. Questa richiesta di conversione deve essere fatta meglio prima della scadenza. Si può fare la richiesta prima della scadenza, non aspettare la scadenza per poter fare questo. Si può fare quindi già da 2 mesi prima della scadenza e si fa compilando il kit. Vi lascio qui sotto nella descrizione tutti i chiarimenti, una guida completa su come compilare tranquillamente anche da solo questo kit postale, anche i documenti che bisogna includere. Allora, vediamo tra poco tutti gli altri documenti necessari, obbligatori, che bisogna metterci dentro. Se uno già ha un contratto di lavoro subordinato, quindi questo significa che questo contratto può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. Quando il contratto è a tempo determinato, spesso viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata di 1 anno.
E poi quando il contratto di lavoro è a tempo indeterminato, viene rilasciato un altro permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato di durata di 2 anni. Il vantaggio che c'è in questo è che comunque si può rinnovare sempre per motivo di lavoro e si può anche chiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quindi che dura 10 anni. Mentre chi ha già questo permesso di soggiorno per protezione speciale soltanto, quindi non può accedere automaticamente alla richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Questa conversione favorisce l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quindi quello di 10 anni, che viene rilasciato dopo 5 anni di regolare possesso del permesso di soggiorno sul territorio italiano. Mentre invece chi vuole fare questa conversione per motivo di lavoro autonomo, quindi tutti i requisiti dipenderanno dalla sua attività. Quindi tra i requisiti che bisognerà dimostrare ci sono i requisiti quindi, che riguardano quindi, la dichiarazione dell'apertura dell'attività, la partita IVA, ci sono anche il bilancio dell'azienda che questa persona dichiara di aver aperto. Tutto questo, l'obiettivo è riuscire a dimostrare che il lavoro permette di guadagnare un reddito sufficiente per poter mantenersi sul territorio italiano. Allora, come misurare quanti soldi bisogna avere? Mediamente vengono richiesti al mese circa l'importo dell'assegno sociale, sto facendo riferimento quindi al 2022, e questo permette di poter avere, da dimostrare che uno può mantenersi da solo. Allora, andiamo subito quindi alla documentazione che bisogna includere. Tra poco vediamo un altro passaggio molto importante che spesso viene ignorato. Allora, nella documentazione che bisogna includere dentro, il primo documento è una copia del permesso di soggiorno che bisogna convertire. Bisogna anche quindi dimostrare che si sta lavorando, che si sta guadagnando, quindi includere la busta paga, il contratto di lavoro e quindi che si è già firmato. Includere quindi il passaporto in corso di validità, circa 6 mesi ancora di validità, oppure l'attestazione rilasciata quindi dal consolato del paese di origine che dimostra che uno ha fatto la richiesta di rinnovo del passaporto. Bisogna anche quindi dimostrare di avere un domicilio. Questo domicilio può essere una casa in affitto, può anche essere certificato di ospitalità se uno vive presso qualcuno oppure presso un centro. Questo centro deve rilasciare questo certificato di ospitalità. E poi un altro documento che bisogna includere quindi sono le foto, quindi le quattro fototessera, una copia del codice fiscale e poi anche una copia della tessera sanitaria per dimostrare che uno comunque ha i mezzi per poter farsi curare e poi insomma tutti i documenti che possono dimostrare che durante tutti gli ultimi anni cosa si è riuscito a fare. Questi documenti sono i documenti per esempio se uno ha frequentato scuole di lingua oppure scuole di formazione che hanno rilasciato attestati o certificazioni particolari. Tutti questi documenti possono essere inclusi per poter dimostrare che comunque questa persona che ha ottenuto questa protezione ha iniziato un percorso di integrazione sul territorio italiano. Ecco, questi documenti vengono inclusi nella busta e questa busta deve essere spedita. Quindi, come lo sapete, ci sono diversi costi, quindi per i costi 30 euro per la spedizione. Insomma, vi lascio tutti i dettagli sui costi, su questo invio, sulla durata di questi permessi di soggiorno qui sotto nella descrizione, in modo che possiate sapere tutto quanto. A te viene rilasciato l'appuntamento. Quindi, in quell'appuntamento bisogna presentarsi per dare le impronte digitali e poi si può anche quindi allo stesso appuntamento portare eventualmente un documento da aggiungere, da integrare che manca. Finito questo, allora, quindi la questura prosegue con la lavorazione, la preparazione del permesso di soggiorno. Per questo motivo, appunto, spesso quando si controlla online esce la dicitura che dice documento di soggiorno in trattazione. Questo significa che la questura sta ancora lavorando la produzione di questo permesso di soggiorno.
Quando uno finisce di inviare il kit, quindi alla fine, prima della convocazione finale, si può anche essere convocato per la firma del contratto di soggiorno. Cos'è il contratto di soggiorno? È il contratto che viene firmato quindi dal datore di lavoro stesso, anche dal lavoratore, in modo da prendere impegni per quanto riguarda quindi la risoluzione, la sistemazione, diciamo, alloggiativa che viene garantita dal datore di lavoro, anche una serie di informazioni che il datore di lavoro deve promettere di dare alle autorità. Tutto questo vi lascio i dettagli sul contratto di soggiorno qui sotto nella descrizione, in modo che tu possa capire cosa è e in quale momento deve essere firmato. Quindi le persone che hanno chiesto il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non hanno bisogno di firmare questo contratto di soggiorno, perché comunque loro non ne hanno un datore di lavoro, loro sono datori di lavoro di se stessi. Quindi, allora, il bonus finale, rispondo a una domanda che spesso ricevo. Con il permesso di soggiorno per la protezione speciale, posso tornare nel mio paese? Allora, rispondo a questo semplicemente distinguendo i diversi casi. Quindi, come lo sapete, il permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciato alle persone che non possono essere respinte nel paese d'origine, cioè le persone cosiddette inesperibili. Allora, a queste persone appunto viene concesso la protezione. Allora, se comunque il motivo che ha spinto quindi la commissione territoriale competente a concederti quindi il permesso di soggiorno per la protezione speciale non è legato alla situazione nel tuo paese, quindi ai casi di violazione dei diritti umani, ai casi di violenza che già tu hai detto che sono nel tuo paese, quindi è che ci puoi andare tranquillamente senza compromettere la protezione che hai ricevuto in Italia. Allora ci puoi andare. Verificare questo come si può è possibile facendolo se uno già possiede il passaporto del suo paese, allora questo significa che ci può andare. Se la situazione è quella, se ci sono i casi di violazione dei diritti umani, viene rilasciato quindi il titolo di viaggio che sostituisce il passaporto perché il richiedente non può tornare nel suo paese, neanche mettersi in contatto con il consolato del suo paese in Italia. Per questo motivo, quindi, queste persone che non possono neanche avere il passaporto del loro paese di origine, perché la situazione non lo permette, allora non possono andare nel loro paese. Mentre chi ha avuto la protezione speciale, perché comunque ha i legami familiari sul territorio italiano, ha avuto un percorso di integrazione esemplare e così via, allora in questi casi, se uno già rimane ancora in possesso del suo permesso di soggiorno, quindi può anche viaggiare e tornare nel suo paese di origine. Penso che questo sia chiaro. Se hai delle domande, non esitare quindi di scrivere qui sotto e ci risponderemo. Non esitare, se hai dei dubbi oppure hai bisogno di una consulenza, un'assistenza particolare, non esitare quindi di trovare tutte le informazioni sul sito permessodisoggiorno.org, dove troverai tantissime altre informazioni. Metti mi piace su questo video, condividilo con i tuoi amici, in modo che comunque chiunque avesse bisogno di queste informazioni possa averle subito. Grazie e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao, a presto!